Cent'anni e non dimostrarli. Tecnologia e innovazione sono le parole chiave dell'offerta di Cantina Varvaglione. Tante le novità presentate nella manifestazione Scaligera. La Cantina Varvaglione torna al Vinitaly e lo fa con il suo mix di freschezza e di esperienza. È una cantina che vuole stupire con la sua attenzione al digitale, la realtà aumentata, il branding, ma anche con nuovi prodotti che si preparano a un'estate di successo. L'anno scorso l'azienda ha festeggiato i suoi primi 100 anni e non avendo potuto festeggiare dal vivo abbiamo fatto davvero un exploit di novità a questa 54esima edizione di Vinitaly. Ma quest'anno per noi c'è un altro anniversario da festeggiare, che sono i 10 anni della 12 e mezzo, e abbiamo pensato di fare un progetto davvero unico in collaborazione con i nostri fornitori. Il progetto è la 12 e mezzo Limited Edition edizione masseria nello specifico, dove abbiamo creato la riproduzione dello skyline della nostra masseria con una vernice alimentare direttamente sulla bottiglia, che va quindi a enfatizzare tutti gli smerli e tutti i dettagli della nostra dimora. 10 anni di etichetta 12 e mezzo, pensata per i giovani e che continua a guardare al futuro, quindi. Beh, quest'anno siamo stati forse antesignani di un trend, spero, cioè che è quello del wine game. Un wine game che parla effettivamente di educazione al consumatore. Ci è piaciuta l'idea di comunicare loro attraverso un videogame tutti gli step di produzione, partendo dalla vigna per poi passare su una linea di imbottigliamento e infine un piccolo percorso che riporta proprio qui allo stand, dove si può anche giocare insieme. L'unico a mancare in casa Varvaglione era il Susumaniello, e quindi abbiamo fatto doppietta quest'anno. Abbiamo presentato il Susumaniello sia in versione rossa, quindi abbastanza classica, ma anche in versione rosé. Tra l'altro il rosé arriva in una bottiglia molto lunga, molto elegante, ma con tappo vetro, che è abbastanza strano per noi pugliesi, ma anche qui ci abbiamo voluto mettere il nostro zampino. Il motto di questa linea è la nostra anima pugliese, infatti l'etichetta molto simpatica ci riporta davvero in Puglia ovunque noi siamo, con delle illustrazioni che ricordano la foglia di fico d'India piuttosto che l'apecar, il tarallino, la cozza, il riccio, quindi tutto ciò che ci ricorda l'estate è la Puglia. Promozione dentro e fuori il quartiere fieristico. Giornalisti addetti ai lavori hanno potuto prendere parte all'elegante serata organizzata dalla cantina, che ha fatto della famiglia e della ricerca della qualità le sue colonne portanti. Noi puntiamo ovviamente sulla qualità, probabilmente è un qualcosa che viene detto con molta facilità. Noi però abbiamo sofferto tanto, nel senso che abbiamo studiato, abbiamo fatto i compiti a casa per molti anni per capire bene ciò che il mercato ci chiedeva e ciò che il nostro territorio voleva esprimere. Siamo riusciti a coniugare queste due cose e forse questo potrebbe essere il segreto.